Amici di Solo Enduro, ciao a tutti. Siamo nel paradiso del fuoristrada, siamo in un percorso dedicato alle moto da enduro, in particolare dedicate all'agonismo, quindi abbiamo tutto a disposizione per divertirci al massimo. Qui con noi abbiamo Ivan Zanone, che rappresenta un tecnico di Beta e ci ha portato in anteprima la gamma 2022 della Casa Toscana. Lui adesso gentilmente ci illustra quali sono le caratteristiche innovative di queste moto. Buongiorno a tutti, dunque andiamo a scoprire un po' queste novità dell'RR 2022. Partiamo dalla RR 302 Tempi, è la moto che quest'anno è cambiata in assoluto di più. Ci sono parecchie novità per quanto riguarda il motore. Abbiamo sostituito corse all'esagio, abbiamo modificato corse dall'esagio con un pistone di diametro maggiorato e una corsa ridotta. Insieme a questo c'è anche una testa ridisegnata e un gruppo di scarico, valvola di scarico allineato con queste differenze. Tutte queste modifiche sono state, diciamo, fatte per rendere il motore molto più lineare, molto più facile nel suo uso e anche più dolce in generale. Il tutto è accordato da una mappa alla centralina di nuovo tipo. Abbiamo anche, sempre per quanto riguarda il motore, una differenza alla frizione che è stata introdotta, la molla a tazza. In termini d'uso, la sensazione al tatto con la leva è decisamente più morbida, a leva tirata, ci si sente lo sforzo molto ridotto, molto meno stancante e sicuramente più facile da intuire nell'uso un po' a tutto campo. Dopodiché abbiamo, per quanto riguarda la ciclistica, diciamo in termini di sospensioni, la forcella davanti viene, diciamo, sostituito il fodero che, oltre ad avere un colore diverso per la parte esterna, si tratta anche di un trattamento che dà un aiuto alla scorrevolezza generale della forcella. Il tutto accordato da una taratura un po' rivista. Per quanto riguarda invece l'ammortizzatore, si è lavorato soprattutto sul gruppo di compressione, e cioè dove ci si può agire con le regolazioni per quanto riguarda basse ed alte velocità. Questo nuovo sistema è molto ben separato come effetti, quindi indipendentemente da basse e alte velocità, quando si azionano le regolazioni si va a toccare solo ciò che ci interessa. E questo, diciamo, per quanto riguarda il 300. Mentre sempre due tempi, con il 125 le differenze sono di base legate alla testa, anch'essa ridisegnata, oltre che alla valvola di scarico. Il tutto per andare a accordare e migliorare soprattutto l'erogazione in medi e alti giri. Per quanto riguarda invece la ciclistica, stesso discorso della 302 tempi, quindi una forcella con le stesse caratteristiche, quindi trattamento del fodero, taratura dedicata e l'ammortizzatore con il gruppo compressione di nuovo concetto. Dopodiché, parlando di RR quattro tempi, ovviamente parte ciclistica, stesso ragionamento, abbiamo sempre questa forcella per entrambe le cilindrate, 350 e 480 in questo caso della nostra prova, e anche per l'ammortizzatore il nuovo sistema. Come novità al motore, c'è una nuova centralina, ha un potenziale decisamente superiore, soprattutto per la gestione delle mappe, per le differenti mappe, e aiuta molto a migliorare anche la gestione del freno motore. Il tutto porta una grossa differenza, un grosso beneficio a livello di facilità d'uso, sia per il 350 ma anche per il 480, che è un motore di norma di prestazioni abbastanza importanti. Con questa nuova centralina si è riusciti a renderlo decisamente più, tra virgolette, più umano, più accessibile, non più una moto per pochi, ma si pensa possa essere un veicolo in uso un po' per tutti, anche per l'amatore. Certo che con queste premesse qui, adesso io e Ramon non vediamo l'ora di salire in sella
e scoprire nel dettaglio quello che ci ha appena raccontato Ivan. Quindi casco in testa e cominciamo a dare del gas. Forza Ramon! Ramon, scendo dal 125. Abbiamo fatto una bella prova su terreni che assolutamente mettono in condizione il pilota di testare il massimo dell'agilità della moto e il massimo delle prestazioni del motore, perché siamo proprio nel paradiso dell'enduro. E devo dire che questa girata che ho fatto col 125 mi ha lasciato proprio ben impressionato dall'utilizzo che ha il motore in basso. Quindi, nonostante la cubatura piccola, nonostante il motorino 125, in brevi spazi riesci a far prendere coppia al motore e ti fa salire bene dalle asperità del terreno. Quindi a me è piaciuta tanto. Poi col 125, quindi peso assolutamente contenuto, e diventa facile muovere la moto è agile. E poi il reparto sospensioni, il reparto freni, che è proprio all'avanguardia, nel senso che le sospensioni specialmente copiano le asperità che abbiamo dovuto mangiare in questa presa di contatto. Li mangia veramente bene, un po' ovviamente quando poi ti spingi ad andare forte andrebbe un po' tarato con le varie chiusure dei registri idraulici, ma così come mi è stata consegnata l'ho usata e in quelle condizioni che ho appena descritto mi ha assolutamente piacevolmente impressionato. Reparto freni assolutamente da riferimento, perché tu tocchi il freno, hai il massimo della modulabilità, e nonostante questo, se hai bisogno di essere aggressivo e di far frenare la moto in spazi brevi, non ti manca assolutamente niente. Quindi 125, direi che gli diamo un bel 10 e lode e lo promuoviamo. Cosa mi racconti invece del 300 due tempi? Sì, anch'io sono rimasto molto meravigliato dalla maneggevolezza nella guida, anche nella semplicità, che riuscivo a guidarla veramente con facilità. Bene. Nelle curve usavo sempre mediamente la terza e andava bene sia in curva, rettilineo, salita, discesa, era sempre costante la terza. No? E senti una cosa, volevo chiederti, perché io col 125, usando la frizione, davo delle belle sfrizionate e anche lì, quando avevi bisogno di fargli prendere i giri, sentivi, avevi proprio la sensazione di quanto poter tirare la frizione e dargli la staccata precisa. Lo stacco era netto e questo serviva per salire gli ostacoli. Sì. Non so se hai provato la stessa cosa. Sì, ho provato la stessa sensazione. E comunque anche, se come ho detto prima, la terza la usavo sempre, ma avevo un buon motore e serviva veramente poco la frizione. Bene. Salvo qualche eccezione, e quando la usavo ho provato le stesse sensazioni. Come ti sei trovato con la taratura delle sospensioni, quindi anche forcella e ammortizzatore? Andava tutto pronto gara, possiamo dire, veramente mi sono trovato bene in qualsiasi situazione, acqua, sassi, polvere, tutto veramente bene. Io ho visto che mentre facevamo la prova, quando siamo andati nel tratto veloce, ho visto che ti sei fermato e hai chiuso un po' il registro idraulico dell'ammortizzatore. Esatto, sì. Ma lo sentivo un attimo morbidino e l'ho frenato un po' per riuscire ad andare ancora di più, no? E è stato un gioco da ragazzi. Il risultato? Sì, il risultato c'è stato. Sì, abbiamo riscontrato che ha funzionato e si è sentito la frenata della forcella e dell'ammortizzatore, e è andato tutto per il meglio. Super bene, quindi gamma due tempi l'abbiamo provata e esaurita così. Nemmeno, Ramon, nemmeno il tempo di scendere dalla gamma due tempi, ed ecco che mettiamo subito il sederino sui quattro tempi. Esatto. Tu hai provato il 3,50. Sì. Che cos'è che ti è rimasto subito impresso? Subito la stabilità generale della moto, molto bella, e anche il freno a motore non ce n'era molto rispetto agli altri modelli. Questo era veramente una moto scorrevole, facilissima anche questa da usare, e ho provato anche la doppia mappatura, si sente molto la differenza.
e per uno che vuol guidare magari la domenica senza star lì a tribulare troppo magari nel viscido e comunque nei terreni un po' sconnessi, imposta la mappatura un po' più soft, che scala di potenza e la moto è un po' più facile. E quindi hai provato proprio questa sensazione, sì, di essere più docile, esatto, al comando del gas della, esatto, moto. Puoi, sì, affondare la mano a tutto gas e la moto comunque ti aiuta, resta libera, tranquilla e niente. È così. No, invece io sono salito, gli amici di Solo Enduro lo sanno bene che io ho un po' di timore verso le grosse cilindrate. Io salendo già sul 480, su 480 già avevo paura di partenza. Però poi sono subito dopo i primi metri sono subito stato smentito, perché assolutamente tu hai in mano il gas e hai in mano la possibilità di decidere quanto spingerti e quanto rimanere in difesa. Anch'io ho provato le due mappature sulla moto e anche in questo caso qua la differenza, come tu hai sottolineato, è proprio evidente. Nonostante la moto sia di più grossa cilindrata, mettendo la mappa soft hai proprio in mano il gas e nonostante ti scappi un po' magari qualche manata, qualche manciata piena, non hai la sensazione della moto che ti spinge in maniera briosa, ma invece viene un po' addormentata, che è un po' quello che hai appena, esatto, descritto tu. Quindi nonostante 480 di cilindrata, mettiamo su una bella mappatura soft e così ci togliamo dai guai senza problemi. Quello che io ho un po', diciamo, scendendo subito dalla gamma a due tempi, salendo sul quattro tempi, quello che ho sentito è che bisogna comunque avere un po' in mano un po' più la situazione dal punto di vista fisico, cioè il movimento della moto deve essere un po' invogliato proprio dalla forza che abbiamo nelle braccia e nelle gambe. Però questo credo che sia proprio legato al fatto che scendendo dal due tempi e salendo sul quattro è la cosa più evidente che è segnata. Come del resto il reparto sospensioni e freni, che sono ovviamente della stessa portata della gamma due tempi e quindi non prestano il fianco a nessuna critica. Siamo ai massimi livelli e quindi la moto va benissimo. Che dire è di altro? Anche la gamma quattro tempi è fornita di gomme Maxxis che hanno dato del loro meglio in mezzo a queste pietre. Fra l'altro anche abbiamo avuto l'occasione di bagnarle col nostro passaggio e quindi hanno offerto il massimo della loro aderenza anche in certe situazioni che sono un filino estreme. E quindi cosa, che dire? Vorrà dire che promuoveremo la gamma 2-4 tempi di Beta. Esatto. Quindi un grosso grazie a Beta che ci ha permesso questa anteprima, un grandissimo grazie anche a Ivan che ci ha fatto giocare un po' con i motorini e arrivederci a presto. Ciao! Ciao a tutti!